Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi voglio mostrarvi una cosa che ad alcune può sembrare difficile, ma è tanto semplice: come riconoscere il dritto e il rovescio di un tessuto. Allora, numero 1, quando andate ad acquistare un tessuto in un negozio, vi viene sempre, sempre, sempre ripiegato con il dritto all'interno, quindi all'esterno vedrete il rovescio e all'interno avrete il dritto. 2, riconoscibile, semplicissimo: il lato dritto molto colorato, molto bello, il lato rovescio un attimino opaco, e quindi in questi casi non si hanno difficoltà. A volte però può capitare di prendere il tessuto in un cestone e che il dritto e il rovescio siano praticamente indistinguibili, che siano quasi identici. Allora, in questo caso bisogna fare attenzione ad alcune cose. Numero 1. Spesso sui tessuti lungo la cimosa ci sono le scritte. Può esserci scritto appunto il Made in Italy, la marca, in che cosa consiste il tessuto, se è cotone, che tipo di tessuto è. Queste scritte le trovate sempre dal lato dritto. Quindi, come in questo caso, la scritta è sul lato dritto della cimosa, infatti potete vedere al rovescio che si vede molto più sfumata. Nel caso in cui non ci fosse nemmeno la scritta, c'è un trucco veramente infallibile. Quando il tessuto viene lavorato, viene lungo la cimosa, viene agganciato. Questi gancini passano e entrano dal rovescio ed escono dal dritto. Quindi i puntini che trovate sulla cimosa dal dritto sono un pochino più in rilievo. Se voi passate il dito su questi puntini, sentirete che dal dritto sono in rilievo, rialzati, mentre dal rovescio sono lisci. Questo nel caso in cui non ci siano le scritte, nel caso in cui il tessuto presenti un dritto rovescio identico e nel caso in cui sia stato preso da un cestone e non sia ripiegato, è un metodo infallibile per riconoscere il dritto e il rovescio di un tessuto. Quindi dal lato dritto avremo i forellini lungo la cimosa che sono in rialzati, mentre dal lato rovescio sono dritti. Io spero che questo piccolo piccolo video possa essere stato utile ad alcuni di voi e ci vediamo prestissimo. Mi raccomando, mettete un mi piace e seguitemi perché sono in arrivo tantissimi video. Un abbraccio, la vostra Eli B.